Ne parlavamo a fine marzo, titolando il servizio Finalmente una collocazione dignitosa per presidenza e segreteria dell'Istituto Chioggia 3 e nell'occasione riportavamo che dopo 7 anni la segreteria dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3 avrebbe lasciato il container che l'ha ospitata per trovare collocamento nei locali della scuola primaria Chiereghin. La nuova collocazione sarebbe stata disponibile all'inizio dell'anno scolastico in corso. Oggi l'intervento conclusivo ha visto la partenza del container. Questo ha svolto la sua funzione temporanea per ben 7 anni e ora ha ceduto il posto a una collocazione più dignitosa, che dà nuovamente decoro alla dirigenza e alla segreteria dell'istituto. Fino alla sistemazione delle aule, i genitori che dovevano accedere agli uffici dovevano attendere il loro turno stando all'aperto. Una situazione vergognosa e improrogabile a cui dare rimedio, a parere del vice sindaco, assessore alla pubblica istruzione Daniele Tiozzo Brasiola. Gli uffici tecnici hanno fatto il possibile per rispettare l'impegno preso e finalmente questa mattina il container prefabbricato è stato smontato e caricato su un camion per il trasporto eccezionale per essere portato via. Anche la dirigente dell'Istituto Comprensivo Chioggia 3 si era detta soddisfatta, sottolineando l'impegno dell'amministrazione nel voler valorizzare l'area dove si trova la cittadella scolastica. La segreteria, secondo il progetto, è stata collocata presso la scuola primaria Chiereghin, mentre la presidenza è stata collocata presso la scuola secondaria di primo grado Olivi, con una spesa minima per l'adeguamento degli impianti e la realizzazione di alcune tramezze in cartongesso. Ora verranno risparmiati 20.000 euro annui dell'affitto del container. All'epoca era contrario il consigliere Stecco, che avrebbe preferito che le aule in esubero non andassero destinate a uffici, ma alla didattica o a laboratorio. A novità dolce e salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli. Dalle mille varianti di bossolà al casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità dolce e salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi.